Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi inauguriamo la novena in preparazione alla solennità di San Rocco. 9 giorni di preghiera e di riflessione che ci prepareranno a vivere più intensamente, coscientemente, la portata di questo grande evento, perché essere affidati a un santo per una parrocchia che è una famiglia ecclesiale all'interno di un territorio significa ripercorrere le orme di colui che nella provvidenza di Dio è stato preposto, proposto, assegnato a modello per tutti i fedeli di ogni tempo in un dato luogo. E questa sera, alla luce della liturgia della parola che ci viene proposta, vorremmo esordire proprio riflettendo su un sentimento negativo che paralizza tante nostre attività, tanti slanci spirituali, lo scoraggiamento, accompagnato spesso e purtroppo volentieri dalla mormorazione. Gesù ha pianto su Gerusalemme, presagendo le sue rovine e lamentandosi di come gli abitanti di questa città abbiano ucciso i profeti. Quante volte a causa della mormorazione vengono uccisi i profeti? Vengono uccise quelle persone che cercano di fare del bene, ma non sono soltanto i preti, sono anche quelle persone che si impegnano all'interno di una comunità e che non sono capite. Ebbene, in quel Gerusalemme, Gerusalemme che uccide i profeti, c'è come riferimento ultimo la persona stessa di Gesù Cristo, perché come riporta molto bene San Giovanni nel Vangelo odierno, Gesù viene disprezzato per quella sua anticipazione dell'Eucaristia, che si identifica con il suo corpo, che è il dono del suo sangue sacrificato per l'umanità da salvare, e la sua anima, che anima, cioè dà vita al mondo, e la sua divinità che trasforma l'uomo, che lo trasfigura. Ieri noi abbiamo celebrato appunto la trasfigurazione del Signore. E come quell'evento che si consumò sul Tabor è l'epilogo incoraggiante, tra l'altro, di un annuncio di morte da parte di Gesù che scoraggiò i suoi discepoli, 3 dei quali poi lo accompagneranno su quella collina, Pietro, Giacomo e Giovanni, e ci sarà la Teofania accompagnata, come sappiamo, da Mosè e Elia, che rappresentano la legge e i profeti. Così oggi, nello scoraggiamento proprio di questo grande profeta, il più grande di Israele, Elia, vediamo come quest'uomo perseguitato è costretto a fare il fuggitivo. Eppure il Signore provvede al suo cibo, provvede al suo sostentamento, così come il Signore qui adesso, oggi per noi, provvede non solo al cibo materiale, ma anche a quello spirituale. E lo fa attraverso il sacramento augustissimo dell'Eucaristia, che è il pane del cammino, non tanto nello spazio, quanto nel tempo, nella storia, in vista dell'eternità. E San Rocco di Montpellier, grande pellegrino, poi nei prossimi giorni avremo anche modo di approfondire il significato del pellegrinaggio terrestre, è qualcuno che si è nutrito di Eucaristia, un giovane devoto dell'Eucaristia, un terziario francescano che ha vissuto anche la sua fedeltà a Pietro, la sua vocazione ecclesiale, che oggi non è tanto scontata, con tutto questo inquinamento dottrinale che patiamo, soffriamo, e che molto spesso coincide con una certa destra estremista cattolica perversa, antivax, antipapa, ecco, con tutto un movimento politico, come dicevo, no? Che si identifica in questa velleità cesaropapista, dove c'è una ricerca di consenso tramite la strumentalizzazione anche della Chiesa. Ebbene, questo
pane del cammino di San Rocco è stato appunto quella santa comunione che noi possiamo ricevere e che è il pegno dell'immortalità futura. Tant'è vero che Gesù dice, ce lo riportano le ultime battute del Vangelo odierno, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò l'ultimo giorno, perché il mio corpo è il vero cibo e il mio sangue è la vera bevanda. Ma c'è una bella figura, c'è un bel personaggio, la più bella delle belle, bella più della luna, bella più che stella, la Beata Vergine Maria, che intanto ci indica il cammino da seguire, che poi è Cristo Gesù, E poi ancora la liturgia la celebra, la riconosce proprio come Santa Maria del Cammino o di Gitria, è molto venerata anche nella nostra Sicilia, secondo una tradizione greca, bizantina, la Madonna che apre la strada, che indica il percorso da seguire ai figli e alle figlie di Dio, che desiderano intraprendere una strada verso il cielo. E allora vediamo come c'è una consonanza tra San Rocco, Maria Pellegrina, non dimentichiamo la fuga in Egitto e quindi come anche la Santa Famiglia, nelle persone di Gesù, Giuseppe e Maria, dovettero conoscere il loro esodo verso una terra pagana, verso quel luogo da dove gli ebrei erano fuggiti nottetempo. Quindi c'è una sorta di controesodo, vediamo, no? Che vuole anche ristabilire quella sacralizzazione di ogni terra, di ogni luogo, di ogni popolo, attraverso l'evangelizzazione e la buona notizia di un Dio che si è fatto uomo e che proprio nella sua materia, nella sua corporeità, si è recato in Egitto con i suoi santi genitori, Giuseppe e Maria. Quindi vediamo questa comunanza di pellegrinaggio, di percorso nello spazio, per il tempo, verso l'eternità, per l'acquisizione del regno di San Rocco. E lo ha fatto non attraverso un pellegrinaggio passivo, un camminare tanto per camminare, come alle volte anche noi fischiettando anziché pregando o cuttighiando anziché orando facciamo quando andiamo, che ne so, nel mese di settembre al Tindari a piedi, ma lo ha fatto esercitando la carità verso i bisognosi, verso gli ammalati, verso gli appestati, mettendo a proprio rischio la propria vita, così come poi successe che ne contrasse la malattia. E un po' come lì anche San Rocco, stremato nelle forze, rifugiatosi in una grotta, abbandonandosi al Signore, non si vide abbandonato dalla provvidenza di Dio. Rocco si abbandonò a Dio, ma Dio non lo abbandonò a se stesso e provvide anche attraverso non solo un pane quotidiano, simbolo anch'esso dell'Eucaristia che fornisce la materia all'Eucaristia, ma attraverso un essere, diciamo, apersonale, un cagnolino che però efficacemente lo nutrì, lo guarì, si mise al suo servizio, segno di come tutta la creazione geme, soffre, ma anche attende e spera la redenzione del Signore che si manifesta anche attraverso le guarigioni. E allora facciamoci davvero imitatori di Cristo, come San Rocco. Lasciamoci guidare in questo cammino da Santa Maria del Cammino, che è Maria, e scompaia davvero da noi ogni asprezza, sdegno, ira. San Rocco era un devoto di Santa Maria delle Tavole perché nel Medioevo, tra l'altro permeato da una sincera e accesa devozione alla Madonna, c'erano i cambiavalute ebrei che molto spesso si assiepavano in prossimità delle chiese e attraverso delle tavole scrivevano come in un mastrino dove c'era un dare e un avere da contabilità e da ragioneria chi doveva loro dei soldi o coloro i quali avevano ricevuto dei soldi, no? Ebbene, da qui il titolo di Santa Maria delle Tavole,
proprio per ricordarci che anche noi siamo alle volte debitori, anzi sempre debitori del Signore, mai creditori, ma che possiamo progressivamente estinguere i nostri debiti, estinguere i nostri peccati, consapevoli chi ha lo sdegno, quello che animò Gesù tra l'altro nel Tempio contro i cambiavalute, c'è adesso, da quanto il Verbo si è fatto carne, Maria, Madre della Misericordia, che sopperisce alle nostre miserie, ai nostri debiti con i suoi meriti. Questa è una grande consolazione, questa è una grande forza per noi per superare la barriera dello scoraggiamento di cui, e ritorniamo al tema, oggi si è voluto parlare, in chiave però ostativa, cioè come atteggiamento che dobbiamo combattere nella nostra vita, perché il cristiano deve essere sempre una persona non frustrata, non imporita, non triste, ma proattiva, pacifica, pacificata in se stessa e sempre gioiosa. Siano lodati Gesù e Maria.